Ospite degli studi di Approdo News quest'oggi l'assessore Antonio Caridi, assessore alle attività produttive nella nuova giunta regionale. Assessore, quali sono le problematiche più impellenti che sta affrontando per poter iniziare realmente a portare a regime il suo programma gestionale? Ma il settore economico e imprenditoriale calabrese in questo momento, e non soltanto a livello regionale ma anche a livello nazionale e internazionale, sappiamo tutti che sta attraversando un momento di difficoltà, possiamo definirla anche crisi, e bisogna come Regione Calabria preparare un pacchetto anticrisi, ma non abbiamo voluto chiamare il nostro pacchetto anticrisi, ma abbiamo voluto denominarlo azione di rilancio economico delle aziende calabresi, in quanto crediamo oggi che la Calabria ha delle eccellenze riconosciute a livello nazionale e internazionale, quindi il termine crisi non lo condivideremo e quindi ho pensato di chiamarlo azioni di rilancio economiche. Questo piano di azione l'abbiamo condiviso col Tavolo dell'Economia, è stato il primo atto che ho fatto in assessorato, quindi con tutte le parti interessate, Confindustria, Confartigianato, Camere di Commercio, quindi abbiamo studiato nei dettagli quali erano le difficoltà che hanno le nostre aziende, quindi abbiamo condiviso gli incentivi da mettere in campo e soprattutto abbiamo studiato quali sono anche le difficoltà momentanee che hanno le aziende. E le risultanze di questa analisi hanno dato dei quadri diversi in base alle varie province. Le nostre cinque province hanno caratteristiche sicuramente diverse, ma un amministratore che riesce a guardare con attenzione al territorio deve studiare insieme anche ai comuni, agli enti locali, quali sono le ricchezze del territorio di appartenenza e insieme alle categorie studiare quali possono essere i benefici. Quindi questo abbiamo fatto, ci siamo fatti spiegare anche dalle aziende, in quanto abbiamo visitato tutte le aree industriali calabresi, quali sono le difficoltà che hanno, e la prima cosa che ti chiedevano è soprattutto non soltanto i nuovi incentivi alle imprese, ma anche guardare il passato delle imprese stesse, quindi il cattivo rapporto con le banche. E quindi abbiamo usato queste misure che sono la monitoraggio dei debiti, l'accesso al credito. Abbiamo creato un fondo di 51 milioni di euro di accesso al credito, che oggi è la difficoltà maggiore che oggi è un'azienda. E secondo il mio punto di vista la cosa sbagliata in questo momento è quella di guardare alla nascita di nuove aziende. Innanzitutto bisogna salvaguardare e incentivare le aziende esistenti e poi pensare alla creazione di nuove aziende, ma pensare in modo positivo, cioè spiegare ai molti giovani calabresi che fare azienda non vuol dire soltanto aprire un negozio di abbigliamento, ma si può fare anche azienda creando aziende turistiche, aziende agricole, cioè creare un indotto che riesce a portare ricchezza. Difendiamo l'economia della regione, privilegiamo i consumi dei prodotti regionali. Ma non dobbiamo difendere, ma dobbiamo spiegare ai tanti calabresi e soprattutto all'Italia intera che oggi la Calabria è la sesta regione in Italia per prodotti tipici, ha circa 272 prodotti tipici, prima della Puglia e prima della Sicilia. Quindi è una ricchezza della regione Calabria, ma bisogna spiegare come comunicare all'esterno qual è la qualità del prodotto. La Puglia e la Sicilia riescono a comunicare, riescono a commercializzare il suo prodotto anche all'estero, mentre la Calabria in questo è in ritardo. Quindi stiamo mettendo in piedi un piano d'azione, soprattutto con le imprese stesse, e quindi spiegare all'estero e all'Italia che la Calabria dispone di questi prodotti di eccellenza. Non ci possiamo dimenticare che all'Expo internazionale di Shanghai la Cina ha chiesto all'Italia una tavola rotonda sul prodotto agroalimentare, considerato dalla Cina un prodotto di eccellenza. E quindi stiamo lavorando per creare, a fine dicembre sarà inaugurata a Lamezia Terme, la piattaforma di certificazione agroalimentare. Qual è il nostro obiettivo soltanto? Non confezionare il prodotto in Calabria e comprarlo all'estero, ma creare le filiere di produzione. Quindi creare le filiere vuol dire creare nuove imprese, spiegare ai giovani che fare azienda agricola oggi è una ricchezza e quindi creare in Calabria, confezionare a Calabria e vendere il prodotto calabrese. Lei prima parlava di rinnovamento del sistema di filiera, creando delle filiere nuove che riescano come dire, a esaurirsi sfruttando tutte le potenzialità regionali e al contempo di sviluppare l'agricoltura e le altre risorse. Pertanto è un programma che dovrà essere sviluppato in sinergia anche con altri suoi colleghi, con altri assessorati, l'agricoltura, il Ma devo turismo, ecco, dire vanno di pari passo queste che questa è una azioni. strategia che già abbiamo messo in atto dal primo giorno. Nei bandi PIA, quindi incentivi alle imprese, industria, commercio, artigianato, io ho coinvolto l'assessore al lavoro e l'assessore all'agricoltura. E
L'assessore Caligiuri anche in tutto questo, in tutte le azioni che stiamo mettendo in campo ce le concertiamo, le discutiamo, perché la discussione è frutto di e può essere anche una risorsa, perché discutendo riesce a centrare gli obiettivi che molte volte un assessorato legato a vecchie logiche non riesce a guardare. Quindi concertazione sicuramente e condivisione sono le armi vigenti oggi di questa regione. Il presidente della regione Veneto, Zaia, ha lanciato una proposta che forse sarà pure provocatoria, però ha una sua componente di innovatività. Non paghiamo le tasse, tratteniamole direttamente per intervenire in favore delle regioni, dei comuni alluvionati del Veneto. La stessa cosa potrebbe essere applicata anche in Calabria. Allora, molte volte purtroppo la politica è obbligata per motivi elettorali a rilasciare alcune dichiarazioni, ma sappiamo tutti che è una scelta che non si può condividere perché non è attuabile. Non dobbiamo dire quello che pensiamo e non si può fare, ma dobbiamo spiegare alla gente quali sono i procedimenti che possiamo mettere in piedi. Questo vuol dire avere una coscienza politica. Oggi la politica ha un ruolo fondamentale, importante e determinante nel Paese, e la gente si allontana dalla politica perché molte volte la politica abbandona il territorio. La Lega oggi è una fortezza al nord perché lavora sul territorio e è presente sul territorio. Al sud la politica è presente soltanto nelle campagne elettorali. Questo è un metodo che dobbiamo abbandonare, è un metodo che non condivido, che non condivido e non ho mai condiviso, e la politica anche ha bisogno di un rinnovamento, questo ci dobbiamo anche dire. Rinnovamento vuol dire non persone nuove, ma persone preparate, persone che amano il territorio e che hanno voglia di lavorare per il territorio. Questa è una scelta che dobbiamo fare, perché non ci possiamo nascondere che molte volte, soprattutto nei nostri comuni e soprattutto al sud, siamo portati a candidare nelle amministrazioni comunali quei soggetti che hanno un pacchetto di voti. Questa è una scelta che dobbiamo abbandonare e ci vuole anche il coraggio di dirlo, secondo me. Ritengo che facendo queste dichiarazioni ci saranno molte critiche. Però bisogna fare queste scelte, cioè non candidare il pacchetto di voti che oggi possiamo completare, ma candidare quelle persone che possono dare un contributo alla crescita del territorio. Se io assessore so che il Presidente mi premia perché sono stato bravo, cerco di fare sempre di più. Questo vuol dire meritocrazia politica, come la meritocrazia deve anche nascere nei comuni, nelle province, negli altri enti locali, come può nascere anche un'azienda, e deve nascere anche un'azienda per cercare di portare avanti quelle eccellenze che oggi la Calabria ha. Quindi andare a privilegiare quei progetti che abbiano condizioni di solidità, formazione, di cultura, formazione di impresa. E sacrificio sono due le basi principali e fondamentali. E quindi in sinergia con Confindustria e anche con le realtà accademiche regionali si potrà pensare a una scuola di impresa che formi giovani imprenditori, che dia cultura di impresa ai giovani che potenzialmente potrebbero diventare imprenditori. Ma sicuramente si deve pensare e si deve attuare al più presto. Ecco, la regione Calabria è stata sempre abituata alle crisi. Oggi il nord parla di crisi perché non è stato mai in crisi. La regione Calabria è stata abituata alle crisi, quindi oggi la regione Calabria può avere una ripresa rispetto alle altre regioni superiore, perché la crisi l'abbiamo sempre vissuta. Sì, e quindi siamo abituati a queste emergenze. Possiamo soltanto crescere. Infatti, quindi è una ventata di ottimismo. E, niente, le attività produttive negli ultimi anni hanno registrato dei crolli, sono scomparse tutta una serie di attività artigianali che si tramandavano da padre in figlio. Recentemente alcune statistiche di fonte giornalistica dicono sono scomparsi i falegnami, c'è una grande richiesta di infermieri, tutta una serie di attività ma che sono scomparse. Sono scomparsi perché incontrano delle difficoltà nel mondo lavorativo. Io circa 10 giorni fa ho provato in giunta una delibera che è la procedura di comunica, siamo stati la prima regione in Italia ad attuarla. Un artigiano che voleva aprire un'attività, passano 3 mesi prima di essere autorizzato ad aprire l'attività. Ho attivato questa procedura, oggi l'artigiano può aprire un'attività in un solo giorno tramite internet con le camere di commercio. Questo vuol dire anche snellimento amministrativo, quindi questo vuol dire veramente aiutare gli imprenditori, aiutare gli artigiani, quindi nel momento in cui si vanno a chiudere dei contratti è uno stimolo in più per i nostri artigiani, quindi a lavorare ancora a fare meglio. Attività produttive ed ecologia.
La Calabria non ha percentuali elevatissime di riciclaggio del rifiuto solido urbano, che in altre regioni diventa una ricchezza. Quindi lei sapeva che ho fatto il suo all'ambiente, quindi la Reggio Calabria. Credo di dovermi documentare anche su quelli che sono i miei interlocutori. Quindi andare a programmare strumenti legislativi che obbligano anche i comuni a consorziarsi ai fini del riciclaggio e dello smaltimento dei rifiuti solidi finalizzati al loro riutilizzo, alla loro resa economica, non soltanto alla spesa finalizzata alla termovalorizzazione, comunque sia alla distruzione. Allora, il ciclo dei rifiuti non è complesso, è difficile da attuare ma è molto semplice. Innanzitutto dobbiamo spiegare al Sud una cosa importante e determinante, che il rifiuto è una risorsa. Se andiamo a fare una discarica, un impianto al Sud, lo sciopero, la protesta, al Nord i comuni richiedono alle regioni, alle province di fare gli impianti o di fare le discariche. Questo non vuol dire che loro amino i rifiuti, loro sono riusciti a capire che il rifiuto è una risorsa. Da noi no, da noi non esistono piattaforme per la raccolta differenziata. Da noi non esistono le discariche di servizio, da noi i rifiuti siamo costretti, oggi la Calabria ospita rifiuti della Campania, molte volte le altre regioni hanno preso il rifiuto dalla Calabria stessa, ma questo dobbiamo anche dirlo. E dobbiamo fare capire anche ai nostri giovani che il rifiuto non è un pericolo per il comune, è una risorsa se viene gestito in modo corretto e in modo sicuramente da salvaguardare il territorio, oggi il rifiuto è una risorsa. Noi oggi portiamo il vetro in Puglia, l'amianto in Puglia, portiamo la plastica in altre regioni d'Italia, cioè vuol dire spendere dei soldi anche per trasportare i rifiuti che noi produciamo. Io sono convinto che una grande città deve avere un impianto improprio, di scarica improprio, perché è giusto così, i piccoli comuni si devono consorziare e attrezzarsi, ma dobbiamo fare capire soprattutto alla cittadinanza, se noi andiamo a Monte Carlo, al centro della città c'è un impianto di rifiuti, nessuno lo sa. Dei calabresi, a Monte Carlo lo sanno, e quindi quella può essere una risorsa che dobbiamo sfruttare. I rifiuti vengono sfruttati in campo energetico, ma possono creare un indotto lavorativo e una differenza sul territorio. Quindi si opererà certamente anche in questo settore. Ma purtroppo settore. Da noi non è facile operare in questo settore, perché sappiamo tutti che chi, qualunque la parte politica che va a governare, la parte opposta, nel momento in cui tu parli di impianto di discariche, è subito pronti in strada a protestare. Ecco, un'ultima domanda e poi purtroppo dico i tempi di... Ci possiamo rincontrare e rivedere sicuramente. Sarà un piacere perché attività produttive e turismo. Io ho un sogno, vedere le grandi navi passeggeri, le navi da crociera, attraccare a Gioia Tauro e riversare sul territorio della provincia di Reggio il loro fiume di turisti che lasciano comunque una traccia di benessere, fanno operare tanti settori, allora, se dalle autoline ai ristoranti, ai souvenir. Non soltanto Gioia Tauro, ma in tutta la Calabria mi trovo d'accordo. In tutta la Calabria certamente. Ma perché questo? Noi, la Calabria dispone di parecchi porti, porti commerciali, porti turistici, non li conosciamo. Ma lo sviluppo dei porti passa in base a una concertazione. Cioè non possiamo ragionare in termini di porti quando pensiamo a uno sviluppo di un porto soltanto, cioè deve essere tutti una rete che riesce a gestire tutti i porti calabresi e quindi a gestire dal punto di vista commerciale e turistico. Questa secondo me è la carta vincente, su questo già stiamo lavorando, siamo da essere messi al governo, ma devo dire con dei grandi obiettivi che non possiamo raggiungere sicuramente in 5 anni, ma già ci stiamo lavorando. Gioia Tauro oggi è una risorsa, non lo possiamo nascondere, Shanghai è stata una riprova su Gioia Tauro, dove guardavano con molto interesse Gioia Tauro e abbiamo fatto anche una tavola rotonda sul porto di Gioia Tauro. Quando si parla che gli altri porti del Mediterraneo i prezzi sono convenienti, ma non hanno la stessa qualità di Gioia Tauro. Quindi dobbiamo guardare con grande interesse a Gioia Tauro, ma anche soprattutto al retroporto di Gioia Tauro, dove esistono delle aziende, dove su queste dobbiamo anche investire e investire sulla rete di trasporto del porto di Gioia Tauro sicuramente. E con queste parole ringraziamo l'assessore Antonio Caridi, che veramente ci ha dato la dimostrazione come un lasso di tempo di 6 mesi per un'amministrazione regionale, in questo caso, possa essere breve o lungo. In ogni caso una ventata di ottimismo. Tanti semi sono stati gettati, il frumento che ora germoglierà è veramente una ventata di ottimismo, ma non finisce qui. Intanto riprenderemo poi in altre occasioni questa
conversazione piacevolissima, ma il 23 novembre nell'auditorium della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova il tema verrà ulteriormente sviluppato, ci sarà presente l'assessore, altri esponenti che poi andremo nelle nostre edizioni di Approdo TV a presentare, proprio per approfondire il tema delle azioni di rilancio per le attività produttive. E scusate se poco.